Cari amici, bentornati sul canale. Un saluto dal vostro Alessandro, benvenuti in questo nuovo video. Si parla nuovamente di smartphone. Dopo aver visto Realme C67 12 Pro, Realme Note 50, non poteva mancare l'appello Realme 12 Pro Plus in questa variante top 12512. Uno smartphone che all'uscita, se non erro, è passato poco più di un mese, costava intorno ai 500 euro. Ora riuscirete a portarla a casa intorno ai 400, massimo 440 euro. Lui è il top medio gamma di questo 2024. Andiamo a scoprirlo subito dopo la sigla, ma prima, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivate la campanella così da non perdere tutte le prossime novità. Ci vediamo tra poco con Realme 12 Pro Plus. Ci siamo, iniziamo l'unboxing e partiamo dalla confezione di vendita. L'abbiamo già vista per Realme 12 Pro, non sto a soffermarmi tantissimo. Troviamo all'interno del primo cofanetto la classica coverina in dotazione, lo spillino per estrarre il carrellino, la manualistica. Mettiamo da parte, vi faccio vedere nuovamente la cover, stessa cover di Realme 12 Pro, stesse dimensioni, stesso smartphone esteticamente, ma ovviamente non all'interno. Proseguiamo con l'analizzare il contenuto. Avete già visto dalla copertina che è arrivato in colorazione blu come Realme 12 Pro. Avrei preferito provare la colorazione beige, ma comunque sia questo blu è sempre uno spettacolo, un piacere alla vista, veramente realizzato con ottimi materiali, ma soprattutto ispirato al mondo degli orologi, orologi di lusso. E qui si vede già con questi inserti in dorato che veramente sposano benissimo con questo blu. Ma prima di parlare dello smartphone, troviamo all'interno un bel caricatorone da 67 watt e di conseguenza persino il cavetto per andare a ricaricarlo. Ricarica rapida, non abbiamo la ricarica wireless, ma iniziamo ad analizzarlo esteticamente. Beh, ve l'ho già detto, stessa identica situazione come Realme 12 Pro, però quello che cambia, ripeto, è il contenuto. Questa similpelle è veramente molto molto morbida, al tatto sembra di avere tra le mani una vera pelle, ma andiamo ad analizzarlo. Vediamo subito che sulla parte alta troviamo il secondo speaker, il secondo microfono. Lui è provvisto di due microfoni con cancellazione del rumore. Sulla parte destra troviamo il pulsantino di accensione e spegnimento, bilanciere del volume, parte bassa il primo speaker, porta USB di tipo C 2.0, microfono, primo microfono per le chiamate, e troviamo anche il carrellino. Quindi vado a mostrarvi il carrellino. Vi dicevo inizio video che non abbiamo la possibilità di poter espandere la memoria dello smartphone. Eccolo qui, un bel carrellino doppio con una bella guarnizione, sì, perché lui è certificato IP65. Rimettiamolo dentro e quindi vi faccio vedere la parte laterale sinistra dove è totalmente liscia. Quindi ne approfitto per parlare di dimensioni: 161.5 x 74, uno spessore di 8.8 con un peso di 192 grammi. Veramente uno smartphone che si tiene molto bene in mano, però come vi ho detto per Realme 12 Pro è un po' pesantuccio sulla parte alta, realizzato totalmente in vetro, lo spessore comunque sia si vede, lo fa pesare, ma abbiamo un reparto fotografico diverso rispetto a quello di Realme 12 Pro. Qui abbiamo veramente tanta tanta roba. Ma andiamo avanti, vado ad accendere lo smartphone e abbiamo il super display di Realme, una bellissima unità edge to edge, veramente un ottimo lavoro da parte di Realme. Nel frattempo che si accende, prima di parlarvi di tutto, vado comunque sia a impostare lo smartphone, copio i dati e ci rivediamo tra poco. Vi parlo di questo fantastico medio gamma. Beh,
Bene, smartphone pronto per essere utilizzato. Nel frattempo lui sta andando ad ultimare la copia dati da Moto G04, ma visto che siamo qui andiamo ad aumentare la luminosità e vi vado a parlare di questo capolavoro di Realme. Una unità da 6,7 pollici Full HD Plus AMOLED, risoluzione 1080x2412 pixel, Dual Edge 3D Curved Glass Screen, 394 ppi, alta densità, 1,7 miliardi di colori, un rapporto di 20 noni chiaramente si vede, abbiamo cornici abbastanza sottili sulle parti laterali essendo un dual edge, vetro Gorilla Glass Victus resistente ai graffi, refresh rate 120 Hz, campionamento del tocco 240 Hz con una luminosità di picco che arriva a 950 nit, molto bene come abbiamo visto sul Realme 12 Pro. Ma non vi ho detto che qui abbiamo, come sul Realme 12 Pro, vedete il sensore ottico per lo sblocco con l'impronta digitale, always on display. Ma vi dico anche che abbiamo una vibrazione molto interessante, una vibrazione che è la stessa installata su tanti top di gamma. Entriamo all'interno delle impostazioni e vi faccio vedere che cosa troviamo a bordo di questo Realme 12 Pro Plus. Innanzitutto partiamo col cuore pulsante di questo smartphone, ovvero un Qualcomm Snapdragon 7S di generazione 2, octa-core 2,4 GHz, 64 bit, 4x Cortex A78 2,4 GHz, più 4x Cortex A55 1,95 GHz, processo produttivo 4 nanometri Adreno 710, con ben 12 GB di RAM in questa variante, disponibile anche in variante da 8 GB di RAM, in questo caso memoria 512 GB UFS 3.1, stessa cosa anche per la variante da 256 GB. Riavvierò lo smartphone più tardi, versione Android 14 con patch di febbraio 2024. Diamo un'occhiata così per vedere se è presente qualche aggiornamento. Non sono presenti aggiornamenti e andiamo a vedere un attimino l'interfaccia di Realme. Una interfaccia UI 5.0 molto personalizzabile a partire dal font, icone, tema, colori, animazione. Per quel che riguarda le impronte digitali possiamo persino andare ad inserire un suono e l'illuminazione dei bordi quando andiamo a ricevere una notifica. È presente anche una piccola barra che dovremmo andare ad impostare, una barra rapida con tutte le applicazioni che utilizziamo maggiormente. Possiamo utilizzarlo con modalità cassetto, modalità standard, layout personalizzabile sino al 5x6. Possiamo personalizzare il tocco, i gesti, possiamo toccare due volte per andare a bloccare, sbloccare lo smartphone, carosello sfondi, lui andrà a cambiare lo sfondo ogni qualvolta noi andiamo a bloccare, sbloccare lo smartphone, stile orologio, orizzontale, verticale, scorciatoie nella schermata home. Posso andare ad inserire l'assistente vocale, come posso inserire la torcia, ma purtroppo a destra rimane sempre la fotocamera, non possiamo andare a gestire anche quella impostazione, ma poco male. Andiamo a vedere che cosa ci va ad offrire questo pannello col classico video in 4K. Questo stavo aspettando, è veramente un ottimo pannello, molto vivido a dir la verità, i colori sono un po' accentuati, però è gradevole l'utilizzo. Andiamo a vedere subito il video, ascoltiamo anche l'audio perché come sempre qui dobbiamo andare a vedere che cosa ci va ad offrire, che cosa ci vanno ad offrire questi due speaker in stereo. Vado a togliere il microfono e ci rivediamo tra poco. Vi
Vi ho fatto ascoltare l'audio, è inutile dirlo che l'audio è veramente molto buono, abbiamo un 70% qui giù in basso, un 30% sulla parte alta, ma questo comunque sia non è un aspetto che fa storcere il naso, anche perché l'audio nel complesso è veramente molto molto buono. Abbiamo visto il pannello, che cosa ci offre, tanta tanta luminosità, ma dobbiamo andare a parlare in una maniera un po' più approfondita di queste fotocamere. Ovviamente approfondita sarà la recensione completa, ma vi devo andare a parlare di questi sensori veramente molto molto belli. Parliamo di sensori Sony e più in particolar modo parliamo della principale 50 megapixel sensore IMX890, risoluzione 8165x6124, zoom digitale 120x, zoom ottico 5x, zoom 6x ottico ibrido, stabilizzatore di immagine digitale, OIS, autofocus, HDR, automatico, manuale, panorama, rilevamento del viso, ISO, autoscatto, va a girare video 4K 30fps con risoluzione 3840x2160, abbiamo un'apertura focale da 1.8. Per quel che riguarda la seconda fotocamera abbiamo una 8 megapixel INX AI846AF2.2, ma quello che comunque sia va a caratterizzare questo smartphone è il teleobiettivo su Realme 12 Pro Plus 64 megapixel, 71 mm, 1V64B, apertura focale 2.6 con stabilizzazione ottica, stessa cam presente su OnePlus 12 e su OnePlus 12 Open, parlando di smartphone folder, ma abbiamo la possibilità di girare video persino con il teleobiettivo sempre in 4K 30fps. Vi aggiungo anche che possiamo giocare con questo smartphone sino ad un massimo di 60 Hz, non 30 come tanti altri smartphone. Per quel che riguarda la cam frontale invece abbiamo sempre un sensore Sony, in questo caso IMX615, 32 megapixel, apertura focale 2.4 che va a girare video full HD plus 30fps. Entriamo all'interno dell'interfaccia della fotocamera, accettiamo tutti i consensi e vi faccio vedere che l'interfaccia è la stessa che abbiamo visto sul Realme 12 Pro. Possiamo attivare, disattivare o tenerlo in automatico. Per quel che riguarda il flash, formato 16 noni, HDR automatico, qui abbiamo le impostazioni, possiamo andare ad attivare la filigrana e qui la attiviamo, così non ci confondiamo con altre foto di altri smartphone, ma qui c'è poco da confondersi. Possiamo mantenere le impostazioni già viste e qui abbiamo tutte le diverse impostazioni di Realme. Partiamo da un grandangolare 0,6, 1x2, x3, x6x come vi ho detto prima, zoom ibrido, oppure possiamo scattare direttamente come vedete qui 24 mm. Passiamo a 71, dopodiché arriviamo ai 120x. Incredibile questa fotocamera, già vista sì da tanti altri youtuber, ma io ancora non avevo provato questo 120x e dovevo per forza portarvelo qui sul canale. Passiamo ai video, possibilità di girarli come vi ho già detto 4K 30fps, se desideriamo i 60 scendiamo a 1080. Abbiamo la possibilità di stabilizzare i video qui molto bene. Su strada abbiamo qui la possibilità di iniziare a scattare a 16 mm, 24, 48, 71 e 140 mm. Modalità notturna, andiamo avanti al ritratto e qui su altro, modalità panorama, possibilità di andare a scannerizzare i QR, modalità pro, ma dobbiamo andare a provarla. Qui sul ritratto abbiamo la possibilità di scattare a 1x con un'apertura focale da 2.8, 3x 4.5. Andiamo a scattare
una foto e prendiamo subito la confezione di Realme. Guardate la messa a fuoco ultra rapida, veramente una fotocamera molto molto interessante da parte di Realme. Proviamo la piantina, vediamo la messa a fuoco ed in ultimo andiamo a scattare una foto a Moto G04 con questa colorazione azzurra incredibile. Così vediamo un attimino i risultati e partiamo subito dall'ultima foto. Inutile dire che è una fotocamera come si aspetti, un'ottima cam, del resto lo sapevamo, abbiamo già visto anche su 12 Pro, ma guardate anche la precisione nei dettagli, la messa a fuoco, come va a sfumare. In sostanza abbiamo un vero e proprio camera phone medio gamma con i fiocchi in questa fascia di prezzo, perché arriviamo a prestazioni quasi da top di gamma, perché comunque se ci sono dei componenti da top di gamma su questo Realme. Per il momento vi ho detto tutto, dovrò andare a provarlo, vi farò sapere quanto riesco a fare con la batteria di questo Realme. Vi dico anche che abbiamo un sistema di raffreddamento interno, ho dimenticato di dirvelo prima, e sono curioso veramente di provare questo 120x. Noi ci vediamo per i saluti finali. Arrivati a questo punto vi devo andare a parlare di prezzo per Realme 12 Pro Plus. Stavolta scende ancora di prezzo a distanza di circa un mese e mezzo, intorno ai 400 euro il miglior camera phone in assoluto, lussuosissimo, con un ottimo pannello edge to edge. Non avremo i 2000 nit, ma stiamo parlando di un medio gamma che arriva a 950 nit, tanta tanta RAM, tanta tanta memoria interna, tanta tanta qualità fotografica e tante aspettative da questo teleobiettivo, ma anche da questi 120x. Vi lascio il link qui sotto in descrizione, come sempre vi terrò aggiornati sull'andamento di questo Realme 12 Pro Plus, vedremo come scatta, vedremo come scalda, vedremo quanto dura la batteria, vi terrò aggiornati sempre su tutti i canali social. Ringrazio l'azienda per la collaborazione e per avermi dato la possibilità di portarvi anche il Realme 12 Pro Plus qui sul canale. Come sempre vi ringrazio per il vostro tempo, per i commenti, per le tante condivisioni. Vi invito ad iscrivervi al canale, attivate la campanella così da non perdere tutte e tante altre novità che stanno arrivando. Noi ci vediamo alla recensione completa di Realme 12 Pro Plus.